Buongiorno. Voilà. Intanto che vi aspetto, fissiamo queste. Facciamo così, tre alla volta. Vediamo chi c'è stamattina, perché è domenica mattina, il giorno dopo l'8, sono le 10 minuti, sono in ritardo. Voilà, ciao. Eccovi. Oggi, tanto per fare una cosa diversa, facciamo degli sfondi. Voilà. Buongiorno, eccovi qui, ma siete tante. Voilà. Buongiorno. Eccovi qua. Allora, stamattina voglio fare degli sfondi, innanzitutto, con i colori di Tommy, con gli ink. E voglio fare delle card con delle silhouette. Che ho visto questo qua, che fa un sacco Inghilterra dei tempi di Dickens. Queste silhouette qua, c'erano anche delle fustelle di Timolds tempo fa, che sono vecchie, non credo che le facciano più, in quello stile lì, che erano bellissime, che sicuramente da qualche parte ho e che adesso non so dove sono, quindi non le recuperiamo. Ma usiamo questi timbri della Newton's Nook. Ho visto un tutorial su YouTube, voilà, buongiorno, per fare degli sfondi che sembravano semplicissimi, quindi adesso vediamo. Cioè, in realtà nulla di nuovo all'orizzonte, però mi piaceva la semplicità con cui creava questi sfondi meravigliosi, vediamo se ce la faccio anch'io. Voilà, per ora ne ho tre, poi qui ho un altro po' di basi. Hello. Voilà. Ecco qua. Allora, ho la mia acqua, i miei ink e non ho lo spazio dove spruzzare gli ink, ma adesso tolgo un po' di roba da qui. Voilà. Allora, vediamo di alzare un pochino così. Sì, così dovrebbe vedersi. Allora. No, però adesso non mi serve lo spruzzino. Allora, ho qui l'acqua. Questo timbro è bellissimo, sì, ne abbiamo ancora un paio, sì, ne abbiamo, ne abbiamo. Sono molto belli anche i sentiment che sono usciti, guardate. Voilà, sono veramente belli. Avrei potuto usare anche questi per le... Ah, questo qui sarebbe stato perfetto adesso che lo vedo per le provette, però vabbè, ormai l'ho fatti con gli altri. Quelli di Mama Elephant, usiamo questo. Questo me lo metto via, prima che mi finisca magicamente nel carrello. Allora, bagniamo un pochino. Questa persona di cui ho visto il tutorial, che se volete poi ve lo linko, iniziava col nero. E io faccio lo stesso, appena lo trovo. Allora l'ho preso, eccolo qua, il nero di Tommaso. Voilà, ne spruzziamo un po' qui, anzi più che spruzzarlo, che magari poi facciamo dei danni inenarrabili, ne metto un po' qui. Questa persona usava gli acquerelli, però i colori di Tommaso sono assolutamente acquerellabili, quindi iniziamo con una punta di nero. Potrei rovinarlo quindi in questo momento. Nero, poi acqua e sfuma. Poi prendo un altro colore. Io a questo punto prenderei. Andiamo di grigio-azzurro oppure anche di. Avevo preso il notte. No, il foresta ho preso. Vabbè, mamma, mi cercheresti mica il notte di questi qua? O un blu scuro? Intanto andiamo di grigio. Sì? Mi sarei anche potuta preparare una tavolozza, ma non ce l'ho la tavolozza. O forse ce l'ho e non so dov'è. Probabile. Senza pulire neanche troppo il pennello, prendiamo un po' di grigio azzurro e lo mettiamo qui. E andiamo giù. Senza preoccuparci troppo dei bordi. Blu oppure notte. E sciogliamo. E andiamo giù. In pratica è acqua sporca al fondo, però voilà.
Se vogliamo aggiungerci anche un pochino di rosa, io qua ho preso un po', no, questo è rosso, un po' di salmone, questo lo spruzzo un pochino qui. Pulisco il pennello, ne prendo un pochino e ne aggiungo un pochino qui. Ma giusto un tocco. Forse dovrei mettere un po' di più, forse mettiamo un goccino di rosso, proviamo. Che magari il rosso è il male in tutte le sue forme, però. Dalle gradinate di una palestra. Ah, quindi mattinierissima, quello lì è il blu scuro, ok. Ho messo un po' di rosso, sta diventando una cosa alla Dexter Morgan. Ok, basta, non lo toccherei più, vediamo che cosa ne viene fuori. Metterei solo un po' d'acqua qua. Voilà. Vediamo cosa ne viene fuori una volta che è asciutto. Ripartiamo sempre con il nero da lì. Ok, stai andando via. Ah, ok, ciao, scusate, non ho capito. Ciao. Tanti auguri, adesso arriva mia mamma alla cassa. Ciao, grazie. Provo a fare degli sfondi, provo perché, boh. Allora, bagniamo un pochino qua, un pochino di nero. Erano tanto facili quando li faceva lei. Poi prendiamo un po' di blu. Mia madre mi ha trovato il blu blu. Dov'è il blu blu che mi hai preso? Ok. Usiamo un po' di blu e vediamo. Perché poi con questi inchiostri che adesso metto qui vorrei anche fare delle timbrate dopo. Quindi insomma ho progetti ambiziosi per la giornata. Voilà. No, no, c'è mamma di là non notte, è solo da. Sì. Voilà, prendiamo un po' di blu e lo mettiamo qui. Un po' d'acqua. E andiamo in giù. Voilà. Prendiamo adesso un po' di grigio azzurro e proseguo di qua. Pochi passaggi. Ok, e lo lasciamo così. Adesso provo a farne uno con il giallo. Anche un po' di giallo e il giallo ce lo mettiamo qui. Ho già finito lo spazio. Faresti meno fatica su cosa? Mary, mi sono il pennello piatto. Questa persona usava il pennello d'acquerello perché lascia perché tiene più acqua, quanto ho capito io. E credo che sia per quello che lo usava. Proviamo. Poi blu. Qui c'è pochissimo, ho messo pochissima acqua. Poi vorrei un po' di giallo. Magari pulisco di più il pennello. Voilà, prendiamo il giallo e ne mettiamo un po' qui. E andiamo avanti con l'acqua. Così, l'acqua sporca in realtà ci dà un po', no? Qui adesso sembra bruttissimo, quando si asciuga dovrebbe essere meglio, dovrebbe. Allora, intanto tolgo lo scotch a tutte queste. Dovrei scaldarlo come mi ha insegnato Luigi. Vediamo se riesco senza fare danno, piano 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 piano. Voilà. Questi sono gli ink di Tommy. Sì, ho usato il nero, il blu, il grigio azzurro, qui c'è un po' di salmone e lì c'è un po' di giallo. Voilà. Voilà. Togliamo questi intanto, così poi facciamo anche sugli altri. Mi sono preparata un 6 basi, una cosa del genere. Sapete che adesso faccio le card in produzione industriale per poi assolutamente tenermele tutte. Non credo che riuscirò a separarmene. Vabbè. Tac. Voilà. Poi magari gli diamo una passata con l'embosser per. Non ho pensato di attaccarlo, ma adesso lo facciamo. Quali sono i vostri piani per la giornata? Io finisco qui e come al solito ho dei grossi impegni sociali per la domenica, penso che dormirò. Voilà. E togliamo questo. L'idea è poi di timbrare, perché è arrivato adesso, queste silhouette. Questo è un timbro della Newton Snook, ma ce ne sono tanti che hanno silhouette così. Poi recupero anche quello di Moda Scrap solo con gli alberi. E
vengono molto molto bene, sono molto vittoriani. In realtà il video che ho visto la persona disegnava gli alberelli, ma non mi sembra opportuno provarci, ecco, viste le mie poche doti. Voilà. In realtà questo è un bel modo anche di fare sfondi, proprio, cioè mi avanza dell'inchiostro, se non lo buttiamo possiamo impiegarlo così. Voilà. Voilà. Mi piace moltissimo anche quella con il giallo. Poi queste qui, quando sono asciutte, ci facciamo le goccioline di neve con il bianco. Adesso, dopo recupero l'embosser, intanto facciamo le altre basi. Queste le posiamo qui. Voilà. Io le avevo qua. Eccole qui. Allora, una facciamola in orizzontale. E queste due le facciamo sempre in verticale. Adesso le riscoccio tutte. Portate pazienza, ma così almeno non si rovina. Lavatrici. Oh, il bimbo malato, mi spiace. Qui oggi è una bella giornata, ma fa freddissimo. Ieri c'è stato un vento spaventoso, quindi chi come me purtroppo soffre di emicrania ed è meteoropatico, non è andata benissimo come giornata, diciamo così. Voilà, allora questo qui, tac, un altro pezzettino qui, tac. Vediamo se inserire degli altri colori. Vorrei prendere il notte. Ciao ancora. Separiamole un secondo queste. Se poi mi avvicini lo scotch blu, ho quasi finito il mio rotolo. Voilà. Così. Allora. Voilà. Qui c'è un bordo un po' largo, ma non importa. Questo scotch è quello della 3M, quello. Allora, io lo trovo piuttosto delicato. Mi dicono che quello viola sia più delicato. Questo Luigi ci ha insegnato che se lo scaldiamo un pochino con l'embosser, adesso vi faccio vedere, viene via molto molto più facilmente. Ed è vero. Mamma mia, che bordo. Ok. Voilà. Adesso facciamo delle prove con degli altri colori. Lasciamelo lì. No, non magari su questi che si asciugano, però. Allora, ricominciamo sempre col nero, che comunque mi piace. Acqua e nero. Partiamo qua. Sì, il notte c'è perché l'ho usato. Ho capito, però, cioè, esserci c'è, non è che nessuno se l'è mangiato. Voilà. Adesso qui ci metterei. Allora. Questo abbiamo visto che è un po' chiaro, ma questo è il rosso. Potrei metterci un goccino di rosso, ma proprio giallo. Puliamo il pennello. Quella goccia lì la useremo. Tiriamo intanto giù il giallo. Questo qui che ho messo qui, mettiamoci anche un po' di azzurro, proviamo. Mescolato lì così. Nero ancora. E poi prendo ancora un po' di giallo e lo porto qua giù. E vediamo come viene questo una volta che è asciutto. Voilà. Poi cercavo il notte che ci siamo persi. No, 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 no. Partiamo col blu, con questa. No, questo è grigio azzurro, scusate, questo è il blu. Andiamo poi di grigio azzurro. Portiamo un altro po' di blu qua che è più scuro, voilà. E poi qui possiamo metterci magari un po' di giallo.
caso abbiamo trovato il notte. Voilà, e il terzo lo facciamo col notte. Come mai non uso i pennelli? Allora, ho visto questo video su YouTube dove la persona che faceva questi sfondi usava il pennello tondo. Penso che sia perché questo qui raccoglie più acqua, semplicemente. Se noi usiamo quello piatto, per esempio, adesso mettiamo un po' di notte qui. Se noi usiamo questo piatto, l'effetto della pennellata sarà ovviamente. Adesso questo piatto qui è un po' rovinatello, come tutti i miei pennelli. No, vabbè, il mio adesso è rovinato, quindi non. E dov'è quello nuovo che avevo aperto? Chi lo sa. Abbiamo un effetto diverso, vedete la pennellata, comunque adesso mi ho rovinato, però ha un effetto diverso. Qui io voglio proprio che sia colore che si sposta. Ok? È un po' diverso l'effetto. A me piaceva questo. Qui adesso ci mettiamo un po' di nero qui su, che col notte è la morte sua. Voilà, forse la combinazione giusta è questa qui. Questo è grigio azzurro. Poi ci prendiamo un po' di giallo con acqua sporca. E sotto diventa quasi verde. Ok? Non si muove, non si devono muovere troppo. Allora, questi colori qui li lasciamo qui. Adesso mi allunghi l'embosser che lo attacco un attimo così li stacco in fretta questi. Ecco, adesso qui abbiamo sporcato questo. Ma dovrebbe essere in uno dei cassetti, no? Forse qua? E qua, qua, qua. Aspettate che lo attacco un attimo. Voilà. Allora. Aiuto, aspettate che se no butto giù il telefono. Allora, eccomi qui. Ok, stacchiamo il nostro nastro. Voilà. In effetti così viene via in un secondo, perché scalda la colla. Non voglio asciugare l'oro con l'embosser, vorrei che si asciugassero abbastanza in maniera naturale, tanto ci va un secondo. Poi ve lo linko questo video che ho visto. No, questa si sta sporcando, la spostiamo. Voilà. In notte mi piace un casino mescolato al nero. Allora, sto andando avanti a caricare i video su YouTube. Se cercate, c'è un canale assolutamente tutto in progress, molto molto casereccio, che si chiama il canale della Clè, su cui piano piano cercherò di caricare quanti più video possibile. Sicuramente quelli nuovi li carico in contemporanea quando li faccio, e piano piano cercherò di caricare il resto, perché mi avete detto che, che si fa un po' fatica a cercarli se no sulla pagina. Io non sono una YouTuber, cioè sarà proprio solo un backup di archivio. Quindi se volete andarla a vedere, non ce ne sono tanti, ce ne saranno una decina caricati, quindi per ora. Voilà. A posto. Ok. Quindi, opla. Adesso ho scotch dappertutto. Spostiamo questi. E ne abbiamo già, sono 3, 6. Ok. Allora, avevo anche un pezzettino che era avanzato su cui possiamo fare semplicemente delle prove. Ho questo pennello più grande, da sfondo. Prendo un po' di notte.
Questo per esempio tiene troppa acqua, secondo me faccio fatica a controllarlo. Prendiamo l'altro, prendiamo il notte, ci aggiungiamo un po' di nero e andiamo avanti col notte. Aggiungo del nero qui. Prendiamo del blu. Il nero che si deposita lì creerà delle bellissime ombre, per esempio. Qui abbiamo del giallo. Aggiungiamo acqua. Voilà. E questo lo facciamo asciugare così e poi vediamo che cosa ne viene fuori. Ok, allora con questi rimasugli di colore qui mi serviva in realtà il pennello in silicone che non ho, ma chissà se lo riusciamo a recuperare. Non è che riesci a recuperarmi il pennello in silicone? Mamma? Non mi sente. Mamma? Non è che per caso dai cestini di là riesci a recuperarmi quel pennello in silicone? Ok. Allora io intanto raccolgo qui e prendiamo, cioè raccolgo qui solo questa zona qua, perché il colore che c'è qui lo usiamo per fare un'altra cosa. Quegli sfondi lì per ora li lascio asciugare un secondo. Voglio prendere della carta di Tommaso. È una cosa che avevo già fatto tempo fa con un Lo, avevo timbrato usando i suoi ink sui timbri in gomma. Io adesso ho preso questo set di timbri di Timolz, che è quello con i fiocchi di neve grandi, che è il Weathered Winter, inverno rovinato dal tempo. Weathered vuol dire quello, vedete che sono fiocchi un po' vintage, un po' rovinati, in cui comunque la timbrata non sarà completissima, e quindi in realtà va benissimo perché noi li usiamo per timbrare con gli ink di Tommaso per avere un effetto acquerellato. Adesso prendo un pezzetto di carta, aspettate, perfetto, che è il suo cartoncino 350 grammi, taglio delle basi. Lei gli aveva messo la taglierina qui nei dintorni, prima eccola qua. Oh, mi sono cadute le candeline. Allora, io adesso qui ho questo pezzo che è avanzato da ieri, quindi vediamo quanto è alto. Quanto è alto? 15 e mezzo. Sarà alto 30, possiamo ricavarci tre basi di card. Quindi anche oggi facciamo 10 card, che poi non riusciremo a dare via. Come ne usciamo da questo loop? Bah. Ok, voilà, questa la posiamo qui. Allora, per fare questo lavoro magari sì, userei la platform che potrei mettere qua. Intanto vi faccio vedere come si stanno asciugando. Questo qui è il primo che abbiamo fatto. È ancora umida la carta, magari prima di farci altro prendimene uno. Sì, è uguale, anche grande, prendilo grande che tanto quello piccolo c'è, non trovo più le cose, urge un momento di decluttering di quelli potenti perché non si trova più niente. Guardate qua, questo per esempio è uno dei miei preferiti. Quelli li facciamo tutti con le silhouette, vedete che poi li facciamo in frettissima. Allora, abbiamo qui la nostra base. Diciamo che voglio usare questo fiocco di neve qua. Sarà uno sfondo, chiaramente, poi ci metteremo un timbro piuttosto che. Adesso non voglio andare proprio addosso al colore. Uso per fare questo un pennello in silicone perché trattiene più. Nel momento in cui deve lasciare andare il colore, lo lascia andare tutto, non ne trattiene praticamente. Lo trovo più comodo per fare questo tipo di passaggio. Allora. Pennello in silicone, ho preso quello largo. Allora, giriamo solo questo di modo che. Perché non lo prendi? Rubber. Cosa abbiamo? È sporco? O è sporca la mia platform? Devo pulire il timbro, mi sa, perché non mi si appiccica più. Usiamone un altro, tipo questo. Così. Voilà. Allora, usiamo. Per esempio, un po' di notte. Un po' di notte.
Ci prendiamo anche un briciolino di nero. Vedete? Voilà, così. Spero che si veda. Prendiamo anche un po' di blu e facciamo questo lavoro qui. Adesso questo qui lo usiamo per timbrare. Non sarà una timbrata perfetta, sarà una timbrata acquerellosa, vedete? Guardate. Quando poi si asciuga, questa cosa qui sarà uno sfondo meraviglioso. Usiamo lo stesso timbro, bisogna solo avere, secondo me, l'accortezza poi di pulirli e asciugarli nel momento in cui li riusate, perché se no vi lascia un'impronta niente male. Io adesso ho scelto colori forti, quindi chiaramente la timbrata è bella intensa. Prendiamo di nuovo un po' di blu, un po' di notte, un pochino di nero qua e là. Voilà, e timbriamo. Voilà. Adesso questo ve lo asciugo per farvi vedere come viene. Anche se in realtà bisognerebbe avere la pazienza di far asciugare queste. Sì, il timbro si pulisce senza. Guarda. Aspetta che non voglio sporcare. Questa è una salvietta ormai asciutta, ne prendo una umida. E ti faccio vedere il timbro proprio non gliene cale. Voilà. Sono le mani poi che si puliscono meno bene. Il timbro è perfetto. Voilà. Allora, questo sentite, lasciamolo asciugare un secondo di suo perché l'effetto è più bello, ve lo garantisco, se riusciamo ad avere questa pazienza qua, puliamo qui e facciamo gli altri. Scegliamo degli altri colori. A questo punto sbizzarriamoci, colori anche non particolarmente convenzionali. Abbiamo altri due pannellini, usiamo i colori che abbiamo qui. Cambiamo timbro, magari usiamo questo. Ne facciamo uno qua, su quest'angolo qui. Poi si possono usare timbri più piccoli, chiaramente, no? Voilà. Prendiamo il giallo che ho qui. Avrei dovuto pulire il pennello. Non ho pulito il pennello, quindi ci saranno sicuramente delle contaminazioni di colore, ma a noi va bene così. Prendiamo un goccino di rosso. Ah! Ho i timbri che non si appiccicano bene. Aspettate che li puliamo bene. Eh? Non mi serve quello in silicone. No, e me l'hai dato prima, mamma. Mamma sarà di là, adesso non mi sembra il caso di preoccuparsene. Noi non troviamo mai le cose, quindi. Voilà, vediamo se adesso si appiccica. Voilà, ripartiamo giallo. Allora, ho scoperto che con la saponetta neutra in realtà viene via quasi qualsiasi cosa. Prendiamo un goccio di rosso. Io prima usavo il Cif per pulirmi le mani, ma con il, guardate che meraviglia, con la saponetta neutra viene via tutto, senza grattare, cioè non vi portate via la pelle, scusatemi, rifacciamo. Giallo ne abbiamo poco, ma prendiamo un goccino di rosso. Scusate, così aspettate che giro. Voilà, così. Semplicemente portate il colore sul il timbro in silicone, lo lascia andare quasi tutto. Quindi lascia andare quasi tutto il colore. Quindi è più facile. Voilà. Questi li lasciamo asciugare. Col pennello normale secondo me si fa più fatica. Facciamo una prova adesso, così lo vediamo. Tanto abbiamo ancora un pannellino. Voilà. A questo punto puliamo questo timbro qui e usiamo questo. Proviamo a usare questo, se lo pulisco bene qua magari si appiccica di nuovo. Lo usiamo qua che esce così. Facciamolo uscire tutto di qua. Voilà. Proviamo a usare. Allora, qui io ho. No, vabbè, allora puliamo questi e proviamo a usare degli altri colori. Spero
Spero che Patrizia non stia guardando. Sto buttando il colore perché, voilà, adesso non ci serve. Sto usando carta acquerellabile, ma questo effetto qui, no, questa qui è carta di Tommaso, non è prettamente acquerellabile. Per fare gli sfondi prima, sì, ho usato la carta Canson. Questa qui invece è la carta 350 grammi di Tommaso, che comunque la timbrata così con tanta acqua, con l'inchiostro, la regge perfettamente, ok? Allora, andiamo di unconventional. Qui ho il lime. Ne ho pochissimo. Non è vero che ho il lime, non c'è più niente in questa bottiglietta, Clelia, perché lo stiamo conservando? Ce n'è proprio uno sputo. Usiamo un po' di... Cos'ho? Aspettate che qua cade tutto. Cos'altro mi ero portata qua? No, nocciola. Nocciola. No, non imbarca. La timbrata non imbarca sicuramente. Assolutamente. Allora, usiamo nocciola e salmone per questa timbrata qua. Proviamo con un pennello normale. Secondo me col pennello normale un po' l'effetto è un po' diverso, però proviamo. Sto usando questo. Allora, lo lascio in maniera diversa, però possiamo provare lo stesso. Prendiamo anche il salmone. Ah, secondo me ne lascia un po' tanto, però proviamo. Opla, meno definita. Facciamo la prova sulla stessa card, una timbrata con questo tim, cioè una passata di colore con quello, una passata con questo qua in silicone. Così ci rendiamo conto della differenza. Poi magari è questione di mano, di manualità. Assolutamente. Sì, questo ne abbiamo in negozio di due misure, c'è questo qui da 2 pollici e quello da 1 pollice. Sono della linea di Finnabar, della Prima Marketing. Tu calamita. Voilà. Ok, prendiamo. Nocciola. Vi permette secondo me di stenderlo un pochino meglio. Non è male, comunque, l'effetto con l'altro pennello, assolutamente. Voilà. Lasciamoli asciugare. E intanto puliamo un secondo qui. Voilà. Puliamo questo e puliamo questo. E questo lo possiamo buttare. Allora, mettiamo via i fiocchi. Oh, intanto si sono asciugati quelli giallo e rosso, cioè quasi asciutti, guardate. Lo lascio in maniera diversa il colore, lo stendi meglio secondo me. Poi magari è questione di farci la mano, però questo è meraviglioso. Vabbè. Allora, riprendiamo intanto i nostri, questo qui lo possiamo pulire. Ok. E lo mettiamo lì. Allora, riprendiamo i pannelli che abbiamo fatto all'inizio e vediamo se è il caso di dargli magari una passata di asciugatura con l'embosser. Così. E poi abbiamo anche questo e questo. Aspettate che proviamo ad alzarci un pochino così magari riesco a farveli vedere tutti insieme. E qui facciamo le nostre card abbastanza in serie, ma come avete visto sto cercando di dare una serie di spunti che permettano di farne un po'. Sono abbastanza asciutte in realtà, così, per sicurezza gli do ancora una passata perché adesso ci lavoriamo ancora su. Così poi ci facciamo le macchioline col gesso. Potremmo anche foilizzare, come abbiamo fatto prima con la colla, ma non mi sono preparata niente, mi è venuto in mente adesso, quindi facciamo le cose col gesso. Oh, ieri sera cercavo di decidere che cosa fare oggi, ma come al solito non è che avessi, cioè, ho deciso poi stamattina di provare questa cosa qui. Io non ho grandi doti di pianificazione, questa a me piace tantissimo. Tantissimissimissimo. Anche questa, così, ok,
Mi piacciono le goccine che scappano dai bordi. Molto. Voilà. Sì, una è un po' grande in effetti, in realtà era un rimasuglio di carta, questo però ho deciso di farla grande perché volevo farla in orizzontale. Questi sono pannelli 10-15. Forse uno è un po' più grande del 10-15 perché l'ho lasciato grande, questi due sono più alti. Voilà. Allora, togliamo un secondo la platform e prepariamoci a fare le macchie. Allora. Ok, allora prendiamo un po' di chalk bianco. La ragazza a cui ho visto fare questo video usava l'acquerello bianco. Quasi nessun set di acquerelli ha quello bianco, quello dell'Altenew ce li ha. Voilà. Ok. Di solito si usa o un gesso diluito oppure un chalk bianco. Questo qui che stiamo usando noi è il bianco di Tommaso. Adesso ne metto un pochino qui. Anche meno che lei gli bastava, però vabbè. Chiudiamo. Poi prendiamo lo spruzzino. Sì, lo vedete, sì. Voilà. E andiamo a mettere acqua fin tanto che non abbiamo. Vediamo, fatemi usare un pennello un po' rovinatello. Non ce l'abbiamo, ovviamente. Vabbè, cerchiamo poi di pulirlo bene. Mescoliamo bene l'acqua, ne aggiungiamo ancora un po'. Ad occhio, ovviamente, non saprei darvi una proporzione. Deve essere sufficientemente morbido da poter fare le goccioline. Allora, forse questo pennello qui è addirittura grande per fare le gocce. Adesso vediamo se ne ho uno più piccolo. Questo più o meno uguale, questo è più grande, questo è grande. Usiamo questo. Ancora un goccio. Ok, e adesso facciamo le macchioline. Per esempio, tac. Questa sarà la neve. Ancora un goccio d'acqua. Upla, troppa. Siccome è un po' più denso, ovviamente del solo colore, dobbiamo aiutarci con l'altra mano. Adesso qui lo alleggerisco ancora un pochino, altrimenti basterebbe fare questo se fosse liquido, liquido, liquido. Voilà, qui ne aggiungiamo qualcuno. La pasta stencil con l'acqua, sì, probabilmente è diluita abbastanza, assolutamente, anche lei è ancora più densa, quindi avete bisogno sicuramente di più acqua, però si può fare. Soprattutto nella parte scura vorrei che ci fossero tante goccine. Voilà, ok, e questo è quanto. Oops. Adesso puliamo qui. Sarebbe bastato molto meno, ma regolarsi è difficile. Sì, anche il pennello su un'altra matita, sì, oppure usate il dito, assolutamente, ci sono vari modi. Io quando lo faccio solo con gli acquerelli è talmente liquido che riesco anche solo così, battendo col dito sul pennello, a far venire le goccine. Quando chiaramente stiamo facendo le macchie con un medium un po' più denso, non ce la si fa.
Voilà, adesso ve ne avvicino una per farvela vedere. E le lasciamo poi asciugare un secondo, intanto magari usiamo quelle con i fiocchi. Vedete? Guardate qua. Anche con gli acrilici, certo, stesso discorso che abbiamo fatto adesso, un po' d'acqua e siamo a posto. Voilà. Questa anche mi piace tantissimo. Allora, le mettiamo tutte in là. Così intanto si asciugano anche le goccioline di gesso, scusate, voilà. E prendiamo quelle con i nostri fiocchi. Aspettate che diamo una pulita. Momenti di cracchite. Ah, lì c'era ancora del giallo. Poi lo Scottex. Le macchie vengono bene con gli acrilici, con gli acquerelli. Voilà. Ok. Allora, adesso abbiamo i nostri fiocchi di neve timbrati con gli ink di Tommaso. Guardate. Questo qui è quello che abbiamo fatto. Questa è la prova col pennello normale, questa è la prova con, e questo invece con il pennello in silicone. E questo è quello blu. Qui ho caricato troppo colore, qui invece va benissimo. Belli. Allora, iniziamo a lavorare su questi. Su questi basta semplicemente un bel sentiment alla fine, una mattatura e siamo belli che a posto. Ho recuperato, girando prima il negozio cercando di decidere che cosa usare. Voilà, questo set della Penny Black con un sacco di bei sentiment, due fiocchi di neve molto belli. Ed è bei sentiment, guardate, questo dice un fiocco di neve è uno dei, delle creazioni più fragili di Dio, ma guarda cosa riescono a fare quando stanno tutti insieme. E quindi dice anche le tempeste più forti iniziano con un solo fiocco di neve, con un fiocco di neve singolo. Qui dice che la gioia e la felicità ti nevichino addosso. E qui dice siamo come dei fiocchi di neve, tutti differenti in un modo. Siamo sempre indietro a pulire, sì, in modo unico. Con quelli clear non lo so se rende così bene, è più difficile perché secondo me è un pochino più difficile con un inchiostro liquido, però si può provare. Secondo me su quelli clear si fa un pochino più fatica. Non ho mai provato, però bisognerebbe provare. Voilà. Allora, usiamo un paio di questi sentiment per questo. Allora. Per esempio, mi piacerebbe molto, magari in verticale, così, una bella timbrata in nero, che così risalta bene. Prendiamo subito il nero, che, voilà, un secondo che mi ero impigliata, lo prendiamo subito da qui. Opla, sto tirando fuori l'inverosimile. Ok. Allora, prendiamo il nero di Catherine Pooler, il Midnight, che tanto ci consente di avere subito una bella timbrata. La faccio un po' più intensa. Bisogna fare attenzione con gli inchiostri che hanno il cuscinetto così morbido perché se premiamo troppo, chiaramente poi l'inchiostro si sparge anche come è successo qua, sull'interno del timbro, poco male. E non ci preoccupiamo se il timbro rimane così. Non è rovinato. Qui potrei usare un pulitore un po' più forte, anche se in realtà gli inchiostri della Puller sono a base d'acqua, però non importa, questo inchiostro che rimane qui farà da primer. Quando sarà asciutto, timbrerà ancora meglio, perché il colore si appiccicherà ancora meglio. Questo è Timolsk Docet. Allora, questo lo lasciamo così. Voilà. Poi abbiamo questo qui che a me piace tantissimo. Vediamo che cosa timbrarci qui. Potremmo timbrare questo, che la gioia e la felicità ti nevichino addosso. E lo metterei qua.
E qui magari potremmo fare una timbrata. No, lo lascerei pulito, così semplice, talmente bello. Tac. Anche qui in nero. Facciamo delle card. In realtà l'idea era di provare a fare delle card con questi timbri silhouette della Newton Snook, usando questi sfondi che ho visto fare da questa ragazza in un video su YouTube. Lei disegnava poi degli alberelli, insomma, tutto il paesaggio dietro. Io ovviamente mi limito a timbrare, che mi sembra assolutamente ottima come soluzione. Cioè, visto fare da lei, sembrava semplicissimo disegnare questi alberelli, eh. Io non mi ci metterei, ecco. Voilà. Puliamo il timbro. E scegliamo l'altro sentiment da mettere qui. Voilà. Che potrebbe essere questo. Anche le tempeste più forti iniziano con un singolo fiocco di neve. E lo mettiamo qua al centro. Voilà. E lo timbriamo. Sì, questi sono. Ricordatemela questa cosa del link, che magari me lo dimentico. Se li volete cercare, sono della Penny Black e si chiamano Snowflake Sentiments. Molto belli. Sono semplici, eleganti. Boh, risolvi card. Voilà. E timbrano benissimo, il silicone è buono, è veramente bello, sì. Allora, una cosa che potremmo fare, se volessimo arricchire un pochino questo sfondo, se ci dovesse parere un pochino vuoto con queste mani, adesso sporco tutto. Voilà. Potremmo timbrare con una timbrata di seconda o addirittura terza generazione gli stessi fiocchi di neve che abbiamo usato qui. Noi per ora siamo a questo punto in cui abbiamo le nostre card che sono ferme così. Ok, che sono già bellissime così in realtà, secondo me non ci sarebbe bisogno di chissà che altro. Ma facciamo una prova su questo. E prendiamo il nostro timbro, ne prendiamo uno di quelli di quel set. E proviamo a fare una timbrata di seconda o terza generazione. Su questo qui, quello un po' più pieno, prendiamo questo. E prendiamo un marrone. Io adesso qui. Questo di Catherine Pooler, prendiamo un pezzo di carta di riciclo. Se hai bisogno. Voilà. Allora, sì, le mie mani sono conciate, però torneranno pulite adesso che ho scoperto il sapone neutro. Allora, in realtà qui sarebbe meglio farlo con questo, tanto non ci interessa che sia particolarmente preciso. Allora, mettiamo il nostro fiocco qui e lo inchiostro. Vedete quanto è potente? E io lo scarico. Lo scarico qui. Voilà, quindi quarta, una, due, tre, questa è la quarta generazione. Questa è la quinta, però guardate come timbra ancora bene. Un fiocchetto lì, una aletta qua. E vado avanti finché non. Vedete? È carino, dai. Lo facciamo anche sugli altri? Io lo farei anche sugli altri. Intanto rispondete, io intanto pulisco questo timbro. Voilà. Così intanto. Il gesso si è quasi asciugato, ma gli diamo poi un'accelerata con l'embosser. Allora, questo lo possiamo mettere qui. Con questo colore qui, questo bel giallo, potremmo usare. Aspettate un secondo che prendo. Allora, qui abbiamo giallo e blu. Per il blu possiamo usare un VersaFine molto scuro, che va bene quello. Per quello lì, adesso prendiamo lo scatolotto dove ci sono i colori della Puller e cerchiamo un giallo che vada bene. Non riesco a metterlo a favore di camera, ma
Adesso scartabello un secondo. Vediamo. Potrebbe essere un Tiki Torch scaricato. Voilà. Allora, i colori della Puller sono tornati qua, ce ne sono tornati tanti. Potete trovarli sul sito, piano piano torneranno tutti. Voilà. Adesso ne abbiamo circa un terzo di quelli che ci sono. Allora, inchiostriamo. Sono bellissimi colori, bellissimi pigmenti e funzionano benissimo. Oh, grazie Barbara che l'hai messo tu. Ti piacciono anche senza? Ma io adesso qualcuno lo faccio ancora. Magari quello blu lo lasciamo senza. Allora, uno, due. Questo mi sembra già abbastanza scarico. Infatti, guardate, fa proprio solo l'ombra. È come se fosse una carta di sfondo. Guardate. E questi qui sono i fiocchi di Timolz. E quindi abbiamo questi due per ora. Facciamolo anche sull'altro, dai, mi piace. Proviamo, poi ognuno ovviamente fa cosa gli piace di più. Sono molto eleganti anche così da soli, semplicemente con una carta mattata sotto, che adesso poi andiamo a scegliere, ma finirò per scegliere sempre un grigio per tutte, così le tagliamo tutti insieme e va sempre bene. Allora, chiudiamo il Tiki Torch e prendiamo questo che è il Twilight. Tra l'altro lunedì o martedì arrivano tutti i colori che mancano dei VersaFine, dei VersaFine Clair. Uno, due, questo è scuro, però facciamo tre. E stiamo delicati, delicati. Io lo trovo delizioso. Quindi questi sono i nostri tre pannellini. Poi puliamo. Voilà, e questo lo possiamo chiudere. Poi mettiamo via il fiocco di neve prima che perdiamo. A questo punto possiamo recuperare le nostre card. Quelle, voilà, con gli sfondi. Direi che si può già pensare di timbrarci sopra e ragioniamo su cosa timbrarci. Io voglio usare queste silhouette e poi un sentiment. Allora, abbiamo di che sbizzarrirci. Cioè, ci sono delle macchioline di neve anche qua, comunque, va bene. Allora, possiamo fare un po' di alberi, per esempio. E in realtà, essendo silhouette, noi ci prendiamo il nostro blocco d'acrilico, io farei così, e ne timbriamo un po'. Se abbiamo la foresta, bene, poi usiamo gli alberelli anche di moda scrap, magari. Se no, voilà, uno. Qui non importa se li sovrapponiamo, perché tanto sono neri. Vedete, possiamo creare la nostra piccola foresta. Voilà. E quelli li lasciamo così. Poi timbriamo i nostri pattinatori. Potremmo anche timbrare il laghetto. Sì, timbriamolo qui che abbiamo spazio. Voilà. Lo mettiamo magari qui. E ci mettiamo i pattinatori.
Così, e potremmo a questo punto, sì, alberelli come se non ci fosse un domani, sono d'accordo. E a questo punto mettiamo anche qualche fiocchettino di neve così, questi che abbiamo nel set. A volte usiamo i set di timbri solo con il sentiment, ne usiamo solo un pezzo, invece bisognerebbe abituarsi a usarli un po' tutti, no? E qui ci mettiamo il sentiment. E la nostra carta è finita. Voilà. Adesso inchiostriamo. Così. Poi questo sto usando la platform, quindi se non viene bene posso poi rifare. Infatti il sentiment non l'ho timbrato bene, non l'ho inchiostrato bene. Il resto invece più o meno. Voilà, ritimbriamo un secondo il sentiment. Believe in the magic of the season, credi nella magia di questa stagione, di questo periodo dell'anno. E questa è pronta. Semplice, finita. Vediamo le altre. Tac, questa la posiamo qui. Allora, questa qui. Fatemi solo togliere. Allora, i sentiment per ora, cioè tutti i timbri per ora li rimetto solo nel suo. Sulla sua plastichina e li pulisco poi tutti insieme. Voilà. Allora, è il lago. Qui potremmo mettere la carrozza. Potremmo mettere la carrozza. Vabbè, il sentiment, vediamo che cosa c'è qui. One Winter Wishes, Dashing Through the Snow, che mi sembra perfetto. Voilà. Così. E poi ci facciamo degli alberelli sul retro, magari. Facciamo così. Proviamo a timbrarlo così. Dashing Through the Snow lo mettiamo qui. Così. Voilà. Poi adesso recupero il set di moda scrap con tutti gli alberelli e le rennine. La cosa bella, avendo tutto nero, che adesso io prendo l'altro alberello, per esempio, e posso andare a metterlo un po' dove voglio, non importa. Tac. Col colore scarico, sì, guarda. Voilà, prendiamo, hai ragione, prendiamo il nostro Basil. Po' troppo scarico. Questo mi ha coperto tutto, troppo. Allora, è un po' difficile capire. Ok, quanto scarico. Direi uno. Ok. Uno è molto delicato. Voilà. Così. È fatto. E questa rimane così. Perché sono semplici, il protagonista vorrei che fosse lo sfondo. Poi abbiamo questa qua. Su questa vado a prendere gli alberi di moda scrap. Che così abbiamo tutto l'insieme pronto subito. Aspettate, eh. Ce li ho in un sacchettone qua. Con tutte le cose natalizie che sto usando in questo periodo. Allora, fatemeli trovare solo, eh. Ci sono gli ornamenti di Tmall's, i
i fiocchi che state aspettando tutti che arriveranno prossima settimana, lunedì o martedì, ma martedì forse, dipende un po' con i ritardi delle consegne come sono messi. Ah no, forse ce l'ho, no, ce l'ho già qui, potrei cercare in eterno, l'avevo già fuori perché l'abbiamo usato ieri, eccolo qua. Portiamo via questo, è il sentiment. Tac, poi li puliamo. Prendiamo questa. Voilà. Lo timbriamo in blu, blu scuro. Come viene, viene. E adesso lì ci mettiamo un sentiment. Adesso questo qui di moda scrap credo che lo userò ancora per qualche altra gadget, tanto le mie mani sono conciate così. Mi servirebbe una saponetta qua, con un lavandino qui dietro. Vabbè. Un sentiment qui. Allora, possiamo usare o il Merry Christmas che c'è qui in questo set, oppure vedere, avrò anche qualcos'altro qua, perché ieri abbiamo usato. Allora, fatemi vedere. Boh. Ci apriamo questo. Ci apriamo questo. Il nome del timbro, quello dei fiocchi, è Snowflake Sentiments della Penny Black. Usiamo questo. Oppure questo. Merry Christmas. Semplice. Carino. Mo'. A volte non serve molto. Voilà. E questa è finita così per quanto mi riguarda. Sì, gli alberelli sembrano innevati un po' perché il timbro è fatto proprio così, un po' perché abbiamo inchiostrato meno del solito e premuto meno del solito. Questa è bellissima, non riuscirò a darle a nessuno queste card, cioè è una tragedia. Allora. Alcune di queste, oltre che con le silhouette, in realtà potremmo lavorare anche con i fiocchi come abbiamo fatto prima. Ci facciamo due timbrate molto molto scariche di alcuni elementi e poi un sentiment. Per esempio, decidiamo di mettere un sentiment al centro. Adesso ho aperto questo set qua. Vediamo. Deck the halls. Season's greetings. In the middle. Facciamolo nero. Anche se qui starebbe bene anche blu, facciamolo blu. Voilà. E adesso prendiamo uno dei timbri dei fiocchi, il nostro blocco di acrilico, lo scarichiamo come abbiamo fatto prima. Allora, copriamo questo intanto. Tac. Lo scarichiamo anche 3 volte e facciamo. Allora, mi piacerebbe però proteggerlo, quindi facciamo una cosa molto casereccia. Bisognerebbe farlo con lo scotch, lo faccio così. Ho avuto culo. Ok. E basta così. Questa è finita. Poi questa. Io su questa rifarei gli alberelli di moda scrap. Mettiamo lo scotch che così ci tiene i bordi puliti, scusate. Bottalico, buongiorno. Bottalico, sono solo le 11. Siamo già svegli? Non so, sono sconvolta.
Bottalico, questi sono i tuoi ink. Voilà. Facciamoli sempre in blu e ci mettiamo Sentiment della plancetta nuova della Newton Snook che abbiamo aperto. Voilà. Che potrebbe essere A Little Holiday Cheer, un po' di spirito natalizio. Voilà. Allora, inchiostriamo bene bene il Sentiment. E gli alberelli più o meno. Cioè, non mi interessa che sia una timbrata molto nitida. Qui premo bene e qui più o meno. Premiamo meglio sul sentiment. Tac. Allora, togliamo gli alberelli e rifacciamo il sentiment. C'è questa che lo disturba. Voilà. Ok. E anche questa è pronta. Guardate come la macchia dietro sembrano quasi le montagne. Voilà. Tac. Poi questa. Allora, mettiamo via il timbro. Qui metterei Wishing You the Happiest Holidays come sentiment qua. Lo farei in nero stavolta così magari risalta un pochino di più. Poi farei gli alberelli molto molto scarichi però. Quindi li metto sul blocco di acrilico. Ah, intanto li pulisco dal blu perché vorrei farli neri. Mi prendo un foglio, che va bene questo qua, per scaricarlo un po'. Allora, prendiamo il nero della Puller. E lo scarichiamo un po'. E lo timbriamo, mettiamo il nastro sempre perché vorrei. Sono veloce perché non ci penso tanto, perché se mi fermo a pensarci, ciao, non concludo. Pochissimo. Ah, hanno pre oh, non ci posso credere, non ci avevo pensato a questa cosa. Hanno preso la texture del Basil. Il Bazzi l'ha portato via colore con la sua texture. Adesso questa roba qui sarà impossibile da ritimbrare, ma io faccio un'altra cosa. Ne tolgo un po' di colore sulla parte liscia e lo ritimbro sfalsato di modo che sia più. Ok. E anche qui. Un pochino. Rifacciamo anche qui. Voilà, e anche quell'alberello lì che è questo. Vorrei rivitalizzarlo un po', ma è lui? No, è questo qua. Aspettate. Via. Via tutto. Voilà. Ok, allora qui metterei il mio sentiment qua. Qui l'ho un po' spatasciato troppo. Dovrei in realtà fare una roba molto più decisa e fare una cosa così. Vediamo. Se no, questo qui l'abbiamo perso e pazienza. Non voleva essere così violenta la chiusura. Come mai non chiudi bene, tra l'altro? Perché qui ci sono due calamite. Tac. Va bene. Voilà.
Dobbiamo rifare ovviamente il sentiment che non ha preso. Allora, sugli alberelli metterei anche un piccolo banner. Adesso chiudo tutto qui e finiamo anche questo, poi prendiamo la carta per mattarle e abbiamo finito. Sto facendo di nuovo delle card, Maria, che non riuscirò a dare a nessuno. Così, quest'anno facciamole le card da non dare a nessuno, tipo 150, perché questa si chiama malattia, dovrei farmi vedere da uno bravo, dovrei chiamare qualche mio ex collega di quando facevo la psicologa. Voilà. Qui si sta strappando la carta, aspettate. Voilà. Ok, brava. Ok. Così. Qui potremmo mettere un bannerino con un'altra scrittina se volessimo per coprire un pochino. Questo, ah, ma guarda cosa c'è rimasta. C'è rimasta lei. Una mega tag. Qui ci mettiamo loro. Allora, facciamo così. Ci mettiamo le due silhouette. Sono così e così. Voilà. Che stanno pattinando e poi ci mettiamo in un pezzo di lago sotto. Cosa cerchi, mamma? Tac. Perfetto, adesso ci mettiamo sotto il lago. Sei bravo, passaci il numero di telefono. Ho un collega molto bravo, però non so se si prenderà la briga di prendermi in cura un domani. Così, voilà. Scegliamo il sentiment che potrebbe essere, cosa ne abbiamo usato qui? Merry and Bright. E lo mettiamo qui. E possiamo metterci anche i nostri fiocchetti. I fiocchetti li timbriamo poi diversamente. Le silhouette ci sono. Sì, le silhouette ci sono e si chiamano. Adesso non so più se sono Winter Memories. Aspettate che ve lo dico. Si chiamano Winter Memories della Newton Snook. Allora, timbriamo il nostro sentiment. Voilà. Adesso prendiamo con il blocchetto di acrilico i fiocchetti. I fiocchetti che sono nel set con le silhouette. E li mettiamo vicini. Magari ci facciamo due alberelli anche di lato. Li inchiostriamo. Così. E proviamo a fare anche due silhouette di alberelli molto molto scariche. Prendiamo questo, lo mettiamo qui. Ok, scarichiamo.
vedete, fa proprio solo l'ombra. Fa molto Lori e Jo, piccole donne, no? Qui ci facciamo un forellino, poi ci facciamo la punciata che ti faccia diventare tag. Potremmo addirittura, esagerando, prendere il nostro fiocco grande. Voilà. Usare, proviamo, il Tiki Torch. Questo è ancora un po' sporco di blu, ma noi lo puliamo un attimo. Poi ci serviranno dei grigi come se non ci fosse un domani per mattare tutta questa roba. Fa le due card. Ma guarda, se guardi come ho fatto a creare questi sfondi, ci va 2 millisecondi, sono assolutamente alla portata di tutti. Mi piace, sì. Guardate l'effetto. Punto, finito, un fiocchetto qui e siamo a posto. Allora andiamo a prendere mille mila cartoncini grigi. Dunque, mettiamo solo, fatemi solo mettere via questi, che sennò qui i timbri ci sono tutti, anche qui sono un pochino da pulire. Fatemi prendere un secondo. Voilà. Se non lo faccio adesso, non lo faccio più. Il fiocco è un vecchio timbro di Timolz, si chiama Weathered Winter, mi sembra. Aspettate che ve l'ho fatto vedere prima. Ed è, no, questo qua. La sua base è questa. Weathered Winter CMS 245. E qui c'è anche la sua scritta, Happy Holidays. Io metto in un sacchettino comodissimo così non li perdo. Allora diamo solo una pulita così, perché se non lo faccio adesso non lo faccio mai più. Anche qua. Ok, allora mettiamo via questi, modo scrap, questo qua. Voilà, voilà, mi è caduto di tutto. Allora mi servono dei cartoncini grigi. Adesso vado, ops, vado a prendere. Quelli A4, prendimene 6 perché ne ho fatte tante card. Buttiamo via questo. Tac. Il mio povero, povero, povero blocco di acrilico. Poi mia madre lo pulirà. Di solito me li pulisce con un detergente il cui odore mi dà veramente volta stomaco, però puliscono bene. Chiudiamo qui questo non ci serve più. Questo, aspettate, metto via intanto così facciamo spazio per fare la mattatura. Voilà. Mettiamo insieme tutti i timbri che dovrò mettere via nel mio sacchetto. Adesso ho un sacchettone che mi segue, tipo coperta di Linus, con tutte le cose che sto usando in questo periodo, le cose di Natale che sto aprendo, così da averle tutte insieme. Mettiamo via questi. Tac, e questi li mettiamo qui. Mia madre si è persa via a chiacchierare. Li hai trovati? Okay. Strada facendo. Ok, usiamo questo grigio qua della Tailored, che va bene sempre per tutto. Va bene sia questo che l'Earl Grey, se non sbaglio, che anche il Poppy Seed. Sono molto scuro, cioè il Poppy Seed è un grigio scuro scuro scuro, quasi nero, semi di papavero, quindi per darvi l'idea un po' il mood del colore è quello. Tac. Allora, misuriamo tutto quello che abbiamo da mattare. Sono una, due,
iniziamo da queste. 3. Queste dovrebbero essere tutte 10-15. Questa non è 10-15, questa è un pochino di più. Sì, ma la tagliamo. Allora, 10-15 vuol dire che mi serve un 11x16. Prendiamo 16 di qua. Avrei dovuto pensare a farli più piccoli, perché così avrei risparmiato un pochino più di carta, ma non importa. Di qui me ne escono 2 da 11. No, quindi facciamo di qua il 16. Perché secondo me queste con la mattatura rendono molto di più, no? Voilà. Queste salta fuori prepotentemente poi il colore. Ragioniamo sulle altre magari per non sul discorso della mattatura. Aspettate, facciamo ancora questa. E 11. Tac, queste mani non verranno mai più pulite, ritengo. Ok, allora. Il mio biadesivo. E ci metto anche un goccio di colla che non vedo. Eccola qua. Ragioni sempre sulla mattatura, in che senso, Cri? Oh, questa non va. Devo fare un travaso di colla Nuvo che c'era quella che usavo, che era qui, che avevo lasciato fuori anche per il corso, che chissà dov'è. Ah, siamo alla ricerca di una colla che vada. Per carità. Mamma, ma la colla che era sul tavolo del corso di ieri? Sì, queste sono tutte da travasare, non ne funziona una di quelle. Tutte, tutte da travasare. La chiude. Allora, secondo me la porta fuori la mattatura, perché esalta molto di più. Quando tu metti un colore scuro esterno, porta fuori il colore chiaro. Questa è anche una roba che mi ha insegnato Timolz, che ci ha insegnato. Ah, tu dici bianco su bianco? Potrebbe, sì. Proviamo. Queste magari il bianco su bianco. Queste hanno già il bianco. Queste in realtà potrebbero essere dei pannelli da attaccare semplicemente così, perché hanno già la mattatura bianca. Forse su queste non farei altro, perché se le metto. Bah, adesso facciamo una prova. Queste le incollo così. Sì, quelle con lo sfondo acquerellato magari possiamo lasciarle così, le incolliamo solo su un pannello. Voilà. Perché hanno già la mattatura praticamente fatta dallo scotch. Io arrivo dalla vecchia generazione di scrap che sono abituata a mattare. Chi ha un ottavo, un sedicesimo, io no, però. Voilà. Allora, queste tre sarebbero così. Così. Ok. Poi abbiamo 2, 3, 4, 5, 6. Su queste io farei semplicemente il pannello. Che dite? Si potrebbero anche lasciare così, ma mi dà l'idea che non siano finite così, quindi le vorrei attaccare su qualcosa che sia la card definitiva. Queste sono molto grandi. Come mai le avrò lasciate così? Boh.
Allora, sono 18, falla una card grande, 18 per 11. E queste saranno 10 per 15. 14, guarda, queste le ho fatte 14 per 10, cioè proprio misure a caso. Così, vabbè, allora, prendiamo il bianco. Qui sono, abbiamo detto 10, quindi mi serve 11 per 15. Misure a caso, aspettate che prendo del bianco. Eccomi qua. Le mettiamo solo su un pannello bianco. Ah, in realtà senza mattatura, quindi posso farla della misura. Quindi questa qui, giusto? Della misura giusta, quindi questo è un 14 per 10, quindi io mi taglio due strisce da 14, così, due strisce da 14 e tre fette da 10. Potrei anche farle doppie che si aprano, ma io le lascerei così, le lascio così. Ci si scrive dietro 10, 10 e questa va ancora rifilata a 10 perché ricordatevi che i bazzi sono 30,5, sono 12 pollici. Voilà, iniziamo a vedere come va. Semplicemente per dare un po' di corpo in più e per raddrizzarle un po'. Semplicemente così. E dietro possiamo scrivere così il dietro è pulito. Cosa ne dite? Cercate sulle carte quelle in tinta unita della Taylor e vedete tutti i colori. Questo qua è da rifilare un briciolo e lo facciamo così. Sarebbe più carino forse da fare col pannellino che si apre, vero? Questa la lasciamo così e le altre cerchiamo di farle il pannellino perché è più bellina. Quindi in realtà sarà 14 per 20. 14 per 20 e la rifiliamo a 10, cioè la cordoniamo a 10. Ne prendiamo un'altra di queste, per esempio. Voilà. E così si apre. Sì, le faccio così. Allora, tagliamoci prima gli altri, ma farò anche quella, va, che mi sembra di sola soletta, sono 2 3. Quindi 20, sono 14 e 14, me ne serve ancora una. Franca, grazie. Magari le mattiamo. Magari scusate, non le mattiamo, le cordoniamo tutte già a 10. Questo qui che sto usando è il Basil Marshmallow. Qualcosa che non va. Tu sei 20, tu non sei 14, infatti. Devo aver sbagliato. Ecco, adesso non è né 14, né 17, no, questo deve essere un pezzo d'avanzo. 1, 2, 3, ok, infatti. Allora incolliamo queste tre e poi facciamo le altre. Me ne manca una. Dov'è? Mi perdo le cose sul tavolo così, cioè in questa maniera imbarazzante.
Perché sarà il pezzo che hai rifilato male, Clelia, quindi adesso ne tagliamo un altro. Tu quanto sei? 20 sarai tu. Perfetto. Voilà, così adesso le incolliamo e poi facciamo quelle più grandi. Proprio a filo sul pannello. Una, poi le metterò sotto un peso, però con la, col biadesivo già ci assicuriamo comunque una buona presa fin dall'inizio. E non dobbiamo attendere che la colla faccia completamente il suo lavoro. Questo per chi non ha pazienza, come me, tu sei più grande e io ti rifilo sotto, non c'è problema. Tanto ce lo consente. Voilà. Allora, fatemela solo allineare bene. Questo pezzetto sotto lo rifiliamo. Che problema c'è? Evidentemente non l'avevo tagliato esattamente preciso. Strano, eh? E questo a posto. Poi abbiamo che se non le attacco su qualcosa mi dà quasi l'idea di non completamente finito, no? Invece tu, questa è già attaccata su un pannello, io l'attacco nuovamente qui così ha la sua pattina che si apre. Va bene così. Ok. Allora, e quindi abbiamo queste quattro. Voilà. Adesso abbiamo quelle che sono 18 per, abbiamo detto, 18 per 11, quindi facciamo 18 per 22, due fogli. Per 22. Oggi sono in diretta da un sacco di tempo, basta. Vorrei arrivare a fare un video al giorno fino al 24, non so se ce la faccio, anche perché sicuramente non questa settimana, la prossima ci sarà un giorno che non riusciremo. Però vabbè, vediamo. 22 e le cordoniamo. Sarà di qua. Non mi sembrano esattamente nella misura giusta. Sì, sono giuste. Allora. Una in orizzontale e una in verticale. Se poi c'è da rifilare, li rifilo. E questa qui invece la mettiamo in verticale.
Allora, poi abbiamo questa. Cosa facciamo con questa qui? Ne facciamo un forellino qui. Ci va un nastrino di un colore però che, boh, direi o blu o bianco. Ne facciamo un forellino qui. Bisognerebbe tagliare in maniera furba. Bisognerebbe avere la tag board, che ovviamente, Clelia, hai finito e non va bene. Cosa, perché non me la sono tenuta la tag board? Tanto per cominciare. Niente, la dobbiamo riordinare. Allora, teoricamente si fa così. Si prende, si fa un segnetto tipo, diciamo che vogliamo che sia qui a 1,5, ma anche un po' più profondo. Ma sì, facciamo 1,5. L'allineo a 1,5 e faccio un segnetto e lo faccio anche qui. Lo faccio qui e qui. Poi bisogna allineare. Sotto però non mi si vede il segnetto qua. Voilà. Allora bisogna allineare i segnetti 2 a 2 e tagliare. Sono perso il segnetto di qua. Mezzo, 1,5, sei qui. Voilà. E tagliamo. Questa sarà una tag. Voilà. Allora, distribuiamo il lavoro della mattinata qui sopra. Quando dovrò caricare questo video su YouTube, mi ci vanno 2 giorni. Voilà. Così, mettiamo via questo. Buttiamo questo. Mia madre mi ha già portato via la spazzatura, non me ne sono neanche accorta. Voilà. Allora, via questo e prendiamo tutte le nostre card. Una. Due. Adesso queste vanno messe sotto un peso perché si appiattiscano bene, perché la carta d'acquarello comunque è pesante. Tac. Questa va così. Questa va così. Allora, abbiamo acquerellose con le silhouette. Ce n'è una quarta, eccola qua. Questi sono gli inchiostri di Tommaso. Abbiamo usato i set di timbri di Moda Scrap, 2 set di timbri della Newton's Look e uno della Penny Black. Adesso poi appena riesco vi metto i link. Guardate qui come ho tirato il colore a caso, sembrano proprio delle montagne. Qui abbiamo la carrozza, queste macchioline sono fatte col gesso mescolato ad acqua, qui sono timbrate di seconda, terza più terza generazione che seconda dei fiocchi di neve di Timolz che sono il Weathered Winter. Questi sono i fiocchi di neve di Timolz timbrati col colore portato sul pennello, colori di Tommaso portati sul pennello, portati sul timbro col pennello silicone, timbri della Penny Black. Queste timbrate qui sono timbrate di seconda, terza, quarta generazione con diversi ink, sempre degli stessi timbri. E poi ci sono queste due. Voilà. Questa mi piace tantissimo. E poi c'è questo segnalibro. Allora, anche oggi abbiamo fatto 1, 2, 3, 4. 5, 6, qui ce n'è una che si nasconde sicuramente, per uno. Queste erano 4, 2, 3, 4, 5, 6, ne ho fatte 10 anche oggi, compresa la tag. Facciamo le due tag, due card che poi tanto non riusciamo a dare via. Ma sì, vabbè. Allora, per ora è tutto, vado a dare un'occhiata ai messaggi, risponderò ancora fino all'una, poi ci risentiamo da domani mattina. Domani arriverà, spero, la macchina per foilizzare della Spellbinders, quindi magari nel live di domani la proviamo. Per ora è tutto, buona giornata, ciao!